progetto per l'organizzazione e gestione di compatibile di cyberfest eventi, regolamento e protocollo d'intesa. Prego. Oh, Pasqualini. Sì, si tratta di concretizzare quello che già era stato iniziato dalle tempo fa dalle organizzazioni delle feste di chi faceva le feste nel paese di Novara, negli altri paesi. E si tratta comunque di approvare il regolamento per l'utilizzo delle stoviglie e del materiale, diciamo, meno impattante possibile e che formula meno quantità di rifiuto secco possibile. Una cosa che le nostre associazioni del paese Novara già conoscevano, come ripeto, e quindi diventa abbastanza facile, però per concretizzare un modulo di partecipazione che avevamo già fatto, dobbiamo approvare il regolamento in essere, che se il Consiglio ha bisogno, io potrei anche leggere in maniera magari più, in maniera diciamo più puntuale, nei punti più rilevanti. L'utilizzo delle stoviglie, tutte le feste, cyber, manifestazioni in genere, con somministrazione di cibo e bevande e che decideranno formalmente di aderire all'iniziativa, dovranno utilizzare stoviglie posate e bicchieri che evitano la produzione di rifiuto secco residuo, secondo le seguenti priorità: stoviglie lavabili di ceramica vetro metallo, si tratta di stoviglie tradizionali, sono sicuramente un'ottima soluzione in quanto non generano alcun rifiuto essendo completamente riutilizzabili; stoviglie in materiale plastico riciclabile, che sono il polipropilene, e stoviglie compostabili biodegradabili. In tutti e tre i casi dovranno essere i singoli organizzatori locali ad attivarsi per reperire tutti i prodotti necessari, rivolgendosi al fornitore che riterranno più opportuno. Questo è un po' la cosa che dovremmo andare. Le finalità, i principi di finalità del Consorzio del Gruppo del Basso Veronese entro il bacino per una 4 in linea della normativa europea. Nazionale ritiene che la riduzione della produzione del rifiuto sia la base di un buon sistema integrato per la gestione di uno dei maggiori problemi legati ad effettuarsi i consumi nella società moderna. In questo contesto di incremento dell'attenzione generale verso le problematiche relative alla produzione dei rifiuti nell'ambito dell'attività volte all'incentivazione della raccolta differenziata e della promozione di strumenti di sensibilizzazione e informazione ambientale, l'ente vuole promuovere e diffondere il presente progetto del bacino dei comuni di propria competenza. Attraverso l'adozione di questo regolamento, ciascun organizzatore si impegna ad adottare e promuovere la gestione corretta, sostenibile ed compatibile dei rifiuti durante le feste, sagre e manifestazioni in genere, al fine di conseguire i seguenti obiettivi: ridurre la produzione di rifiuti, minimizzare l'impatto ambientale, incrementare e valorizzare la raccolta differenziata, rendere più economico lo smaltimento, fermare l'acquisto di stoviglie usa e getta. Questo è un po' la cosa che noi che si chiede al Consiglio di andare ad approvare, cosa che, come ripeto per la terza volta, le nostre associazioni che sono ben ferre sull'argomento già tenevano in considerazione e usavano. Una cosa volevo chiedere al segretario: nel regolamento, alla fine del regolamento, le disposizioni finali, nell'esclusione viene detto l'esclusione, rimangono escluse dal presente regolamento tutte le feste che non aderiscono all'iniziativa. Molto probabilmente intendeva dire nel regolamento del consorzio tutte le feste o tutti i comuni che non aderivano a questo regolamento. Noi volevamo modificare un attimino con un piccolo emendamento e dicendo rimangono escluse dal presente regolamento solo le feste non organizzate dal comune o che necessitano di autorizzazione comunale. Che non necessitano di autorizzazione comunale. Sapete che se una fa la festa a casa sua sarà, certo, se abbiamo bisogno del permesso comunale, lo obblighiamo a fare altre cose qua. Interventi? Ma insomma,
questo regolamento personalmente lo ritengo non sarà niente che lo metto qua, perché se mi permetto, se mi permettete lo leggo io. Qua, sì, questo qua è uno spot al polipropilene. Questo regolamento qua è praticamente fatto dal consorzio del sviluppo, è promosso dal consorzio del sviluppo del Basso Veronese con il contributo di Ecocisi e Sile. Ho letto molto bene, tanto è vero che l'ho quasi imparato a memoria. Se noi guardiamo nell'articolo 3 delle disposizioni generali, alla voce dell'utilizzo delle stoviglie di diretto termico, c'è scritto la A, stoviglie quelle lavabili, c'è l'anno in carretto e compagni, B, le stoviglie in materiale plastico, ovvero il polipropilene. Qua c'è quasi mezza pagina dove si decanta il polipropilene in ogni sua forma. Qui ci sono solo due o tre righe, sia per quanto riguarda le stoviglie in mater B, ovvero derivate da fonti come mais, e appunto quelle di ceramica, vetro, metallo, cioè quelle che si lavano. Tu hai detto, in tutti i tre casi dovranno essere singoli organizzatori ad attivarsi per reperire tutti i prodotti necessari. Scusa. Hai dimenticato la frase più importante, forse, Lucio. Nel caso delle stoviglie riciclabili in polipropilene, il Consorzio per lo sviluppo del Basso Veronese, ente di bacino Verona 4, si farà carico di fornire l'elenco dei fornitori disponibili sul mercato. Cioè gli dice loro dove dato i piatti, io c'ho. Ti dice, ti togli i piatti qua, e ti dico mi dove te le togli. D'accordo, non sei un secondo. Secondo, io puoi fregare questo. Cioè il fatto di fornire una sorta di elenco, quanto mai insomma singolare, poi una cosa che non hai letto, ma leggo io, all'articolo 5, che dice azioni ecosostenibili facoltative. Cioè qua c'è tutto un elenco di 5 cose che sono facoltative, ovvero se la festa che si fa, a patto che aderisca a questo regolamento, nel caso in cui adottasse questo regolamento, non è obbligata a fare le 5 azioni che adesso vi vado a leggere. Tengo a sottolineare il fatto che nell'articolo c'è scritto non obbligatorie a carattere cubitali e in grasse. C'è scritto la lettera A ti dice che non ti obbliga a fare la raccolta separata dell'olio da cucina. Sicché, così. Ma non stiamo parlando, cioè, scusa, finisci. C'è scritto non obbligatorio, non ti obbliga a fare una raccolta separata dell'olio da cucina esausto. Non ti obbliga a ridurre gli imballaggi, che sono il primo cibo per gli inceneritori. L'imballaggio è il primo combustibile che fa andare dalle due, che fa andare a Brescia, che fa andare tutta quella serie di macchine bestiali lì, no? Non ti dice che non ti rende obbligatorio che attivi il vuoto a rendere, non ti obbliga a fare la raccolta separata di avanzi, residui di cibi commestibili, eventualmente da destinare a canili o gattili, e non ti obbliga all'acquisto di prodotti locali e la promozione di menù a chilometro zero. È singolare perché c'è il mercatino a chilometro zero qua in piazza, che a me piace, il mercato contadino è anche una bella cosa, però poi qua non ti obbliga a prendere nessun prodotto locale, quindi cosa vuol dire? Io non capisco sostanzialmente cosa si approva qua, non si approva niente, perché nell'esclusione finale, ovvero l'articolo 8, c'è scritto rimangono escluse dal presente regolamento tutte le feste che non aderiscono all'iniziativa. Te lo traduco, ci ne vuoi adottare che il regolamento qua lei stesso, tema un'altra roba. Voglio dire, qua non si obbliga a fare nulla, non si obbliga a fare nessuna azione verso l'ambiente. Questa è propaganda fatta dal consorzio del bacino, un ente personalmente molto discutibile, beh. E detto questo, qua gli stiamo dando da mangiare agli inceneritori. Allora io chiedo a Marco, che ha sempre fatto delle battute,
delle battaglie anche con me, non votare se non in marco. Ma questa qua, come te lo spiega in una riunione che è sta fra Miti e Polo, questo è il, questo è il modus operandi perfetto per dare da mangiare agli inceneritori. Io sono d'accordo con il sindaco Mirandola quando mi dice che bisogna riportare un gara a essere il paese guida e al centro della bassa. Sono d'accordo e mi prendo sul serio questa volta. Ci stanno venendo dietro tutti con il discorso di Uedu. Cerea lo sta facendo, adesso fra poco verrà anche Lignano. Diamo un segnale forte, fermo per questo. O bene, non approviamo questa roba qui, fermo un regolamento serio. Dove si obbliga le feste a adottare un sistema dove se veramente si va verso il rifiuto zero. Questo non è rifiuto zero, questo è uno spot al polipropileno. È il polipropileno, è plastica, la plastica è fatta col petrolio. È sempre la solita storia, è sempre quella roba che vi dico da tempo ormai, forse sono anche tedioso, ma io ripeto ancora, perché qua si fa spot al polipropileno. Cioè, adesso che conto, perché guarda, io talmente tante, guarda, chi te fa mezza pagina, tu parla solo delle stoviglie del polipropileno. Stoviglie materiale plastico riciclabile, si tratta di stoviglie in polipropileno che l'organizzatore dovrà raccogliere separatamente per avviare l'apposita filiera di riciclo. Hanno costi, perché loro gli te fa proprio vedere che costa niente, perché è il problema nelle feste, è sempre il costo, no? Hanno costi a quelli normali, delle normali stoviglie, usa eccetera, e loro richiedono particolari risorse da un punto di vista organizzativo, se no la raccolta separata chiaramente da voi proprio. Dopo poi ti dice anche che loro dopo con questi piatti qua, con queste stoviglie qua, ti fanno delle pattumiere, ti fanno degli altri oggettistica, no? Ma sinceramente a me non interessa neanche me dare la pattumiera dopo. Qua il punto è, si deve andare verso la strategia di rifiuti zero. I comuni virtuosi lo stanno già facendo, non è difficile, basta volerlo fare. Io vi invito veramente a non votare questa roba qua, perché qui lei la roba che non serve a niente, lei è pura propaganda questa qua, Qua voi dite che approvate un regolamento per l'ecofesta, che mi non mi posso, ho detto per l'ecofesta, perché qua qua che sono petrolio, perché la plastica l'ho fatta col petrolio, guarda, lei tutto squaccio, perché ho letto mille volte, perché mi fa incazzare questo qua, come la bestia. Bene, però, scusa, no, ma finito, no, per favore, spiegate. Sì, sì, no, basta. Tu fai la replica e dopo le dichiarazioni. Altri consiglieri che vogliono parlare? Posso fare una considerazione? Solo una considerazione. Parlo? No, solo per la risposta a Mirko. In queste comuni aderenti abbiamo il comune di Casaleone, per esempio, che la festa del pesce di giugno la usa i lavabili. A Cerea ce l'hanno insieme, usa i lavabili. Casaleone usa i lavabili nell'aido. Cioè, il regolamento non è completamente come hai detto tu. Il regolamento prevede degli usi, delle manualità che saranno gli organizzatori a scegliere, e questo è l'elenco. Quindi posso dirtene ancora, Cerea, come ti ho detto, Casaleone, una festa della dico sempre lavabile. Casaleone, per esempio, è un paese che ha adottato questo tipo di sistema, come dici tu, che è rifiuto zero, ma per carità, ognuno sceglie quello che vuole. Il regolamento prevede una metodologia e poi l'organizzatore, cioè, l'importante per noi è avere il meno impatto possibile, meno impatto ambientale, d'accordo? Però con la possibilità di scegliere. No, devi fare dichiarazione di voto. Io voto chiaramente contro, perché questo regolamento qua non serve a niente, Lucio. Non puoi dirmi queste cose qua, perché lo sai benissimo che fino adesso, l'anno scorso, sì, no, ma ho capito, ma l'anno scorso già Simone Faico aveva dato via sta ecofesta, giusto? Una ragazza l'ha fatto lui, no? No, che la tecnologia d'acqua già sanno. No, ti sto chiedendo, è una domanda. L'anno scorso la festa del riso con le noce, sì, Faico l'aveva fatto questa qua, giusto? Sì. Bene, quest'anno l'avete fatta anche voi, sono due anni che non scegliete i piatti lavati, sono due anni che scegliete il polipropileno. Quindi questo regolamento qua vi dà ancora l'opportunità di andare avanti sempre a scegliere il
pone il problema, non obbliga a fare niente. È così. Giusto o no, sindaco? Sì. Va bene, allora cosa vuol dire? Cioè, se vuol dire, ma... Io che siamo in un regime di libertà. Certo, dico, sì, sì. Era il consigliere che voleva fare le piazze di... Allora, naturalmente il mio voto è favorevole a questo rinnovamento, con l'emendamento proposto da Pasqualini, è preciso che questa è una precisa scelta politica riferita alla possibilità che ci sia dalla Vastoviglie, che ci sia il polipropilene o che ci sia il biodegradabile. Quindi credo che questo è il fatto di dire che le associazioni, anche diciamo delle varie frazioni, tutte le associazioni che richiedono una autorizzazione comunale devono attenersi a questo rinnovamento che ha l'ecofesta. Non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero, perché qua che si vede che sono economia, mia, dai, faccia per favore. È un indirizzo, una certa politica in principio, quindi sì. È molto favorevole a questo regolamento inventato su quelle due righe proposte da Pasquale. Bene, altri consiglieri vogliono dire qualcosa?